tutti e benvenuti sul mio canale. Allora, oggi nuovo video, come avete capito dal titolo, è un video su un tutorial su questa Candy Ball. Candy Ball sarebbe, ecco, questa pallina, però con dopo disegnate praticamente dei petali, fate una rosa, un fiore praticamente. È uscita da poco e sta andando molto di moda, già c'è un sacco ragazze che hanno fatto di video e io l'ho vista su Instagram all'inizio, poi dopo mi sono cimentata su YouTube e questa qui mi sono ispirata su un video su YouTube, dico la sincerissima verità, e sta spopolando ed è già appena uscita perché è una cosa molto molto bella, viene molto carina, delicata e mi piace veramente tanto. Non so se è una moda o una tendenza, però comunque sta spopolando veramente tanto e quindi mi sono cimentata subito perché mi è piaciuta molto. Ovviamente una cliente non me la chiedere mai una roba del genere, però comunque l'ho voluta provare lo stesso. Ed è già qui una tip, l'ho preparata, eccola qua. Questo qui è un fucsia fluo, sempre di Passioni Unghie, che dopo quello viene dopo. Io adesso vi volevo fare vedere il tutorial come realizzare questa rosa, adesso la faccio vedere. Eccola qua, adesso è un po' opaca anche se ci ho messo il lucido, però l'ho toccata, poi mi è cascata pure, vabbè. Dopo ovviamente rimetterò un altro po' di lucido quando l'andremo a mettere nella tip. Vedete, proprio una rosellina viene fuori, vedete? Eccola qua. Molto carina, questa l'ho fatta tutta rosa. E qui ho, cioè tutta rosa, all'inizio ho utilizzato Gioia di Passioni Unghie, questo qua, questo qui, e poi ho utilizzato Cicramino, che è questo, dopo ho utilizzato tutto Cicramino. E niente, questo qui è il risultato, mi piace veramente tanto come mi è venuta. Adesso io questa la levo, eccola qua, e la mettiamo da una parte. E adesso andrò, per farne un'altra, andrò a utilizzare ultravioletta di Passioni Unghie e lavanda glitter. Quindi stavolta, così quando vedrete praticamente la pallina così, dentro vedete il glitterato, insomma, la faccio un po' diversa. Ok, allora adesso vi lascio il tutorial e vi spiego subito cosa bisogna fare. Allora, come prima cosa, vi serve ovviamente due colori o uno, dipende voi come volete fare i petali della rosa, se volete tutto da un colore o più colori. Io userò questo qui che è il Monoff di Passioni Unghie, c'è tanti che iniziano prima, e un dotter a punta fina vi serve come questo. Inizia ad emergere nel dotter until J, invece inizio direttamente dal colore. Quindi cosa facciamo? Prendiamo la lavanda glitter, immergiamo il dotter, lo giriamo tipo così a formare tipo una pallina. Questo però adesso non è così. Ok, perfetto, ecco qua. E poi mettiamo a catalizzare. Ogni passaggio a catalizzare. Ovviamente quando lo mettete a catalizzare nella lampada, tenete il dotter, casomai lo girate un po' così, catalizza dappertutto il colore o il gel, quello che sia. Perché se lo mettete così, dopo c'è il rischio che vi tocca il dotter dentro la lampada praticamente. E quindi lo mettiamo a catalizzare. Ok, dopo aver fatto questo, io ho fatto una seconda passata, quindi la prima passata che avete visto voi ho messo a catalizzare, sono uscito fuori, ho fatto una seconda passata, non l'ho ripreso però vabbè. Poi prendiamo il nostro costruttore, comunque un gel monofasico, quello che vi pare, andiamo a immergere il dotter nel gel, lo giriamo un pochino, perfetto, poi lo metto dritto per farlo riprendere un attimo, perfetto, e adesso lo mettiamo in lampada a catalizzare. Ok, dopo aver catalizzato cosa facciamo? Prendiamo il nostro colore, io aspetta, mi metto più vicina col video, lo allargo un pochino, aspettate, già faccio. Ok, perfetto, me lo vedete meglio, perfettissimo. Allora, poi con un pennellino punta fine andiamo a prendere un po' di colore e andiamo a cominciare già a fare i petali da qua su. In questo modo, sì, vedete, a voi l'ultravioletto ve lo fa blu, che viola comunque in telecamera risultano sempre blu. Fate un petalo qua, lo allargate un pochino, sì. Ok, e poi ne fate un altro da quest'altro lato, di qua praticamente. Questo modo, aspetta, qui c'è stata la telecamera, ok. E poi catalizzare in lampada.
dopo aver catalizzato, però voi mi sa che non vedete tanto la luce, aspettate, ecco, forse è così, boh, non vedo niente, vabbè, ok. Poi cosa facciamo? Riprendiamo il nostro colore, andiamo a fare gli altri petri, però non fino a sopra come abbiamo fatto qui, se andiamo a fare un po' più giù, tipo qua, in questo modo. Ecco, uno di qua, andiamo a fare l'altro da quest'altra parte. Andiamo a catalizzare la lampada, vedete, eccolo qua, eccomi qua. Allora, dopo aver fatto questo, prendiamo il nostro gel e andiamo a immergere come abbiamo fatto prima il dotter, lo giriamo, che creiamo così una pallina, speriamo, mettiamo questo, e poi lo vedo un attimo, a posto, perfetto, e lo rimettiamo in lampada, ogni volta, ogni passaggio in lampada. Ok, poi riprendiamo il nostro colore, andiamo a fare i petri a questa parte qua, così, in questo modo, stavolta per sbiego, diciamo. Sempre così dovete fare, fate i petali, poi immergete nel gel e mettete a catalizzare finché non arriva una bella pallina, insomma, praticamente, insomma, lo stesso procedimento. Come qua, allora, aspettate che fermo il telefono. Queste qui sono le due palline che ho creato, questa qui è finita, quella qua dopo non vi ho parlato più, comunque avete capito come funzionava alla fine. Allora, adesso io prendo il gel colla, questo qui di passione unghie, ok, e con il dotter vado a mettere un po' di colla, vado a mettere qua sopra, qui, e poi ne vado a mettere un altro pochino, qui ho i capelli, qua sotto, che le faccio vicine. Ok, quindi adesso prendo la pallina, andiamo prima questa qui viola, ragazzi, se ce la faccio, perché sono impedita a fare queste robe, aiuto, aspettate, ok, di colla la mettiamo qua sopra, vediamo un po' che ci sta, e qui l'impresa, allora levo i guanti, se no non ce la faccio. Eccomi qua, ragazzi, allora, queste qui sono le roselline, mi piace veramente tanto come sono venuto, molto belle, mi piace veramente tanto. Poi alla fine qua ho messo, ecco qua, le microperle argentate, così per dargli un tocco in più, e mi piace veramente tanto queste roselline come sono venute, mi piace un po', scusate per il mio pollice, ma per limando le clienti anche coi guanti che mi si bugano, quando faccio le clienti mi hanno dato via un po' di colore, vabbè, pazienza, e quindi il pollice mio, unghia.
E niente, questo qui quindi è il tutorial di queste rosiline. Spero che ci avete capito qualcosa, che era un po' impacciata sinceramente, sperando che vi ho fatto vedere un qualcosa. Comunque si realizzano così ed è molto semplice. Scusatemi. Mi piace molto come mi sono venute. Guardate quante belle. Mi piace molto. Solo volevo far vedere più da vicino, ma vedete, appannato. Eccole qua. Se io faccio così, aspettate. Ah, ok, forse così. Eccole qua, oh, così le vedete meglio. Vedete su questa qui viola? Dentro si vede quello glitterato un pochino. Oh, così lo vedete, le vedete meglio. Guardate quante belle. Quanto mi piace, ragazzi, sono innamorata di questa tecnica qui, è bellissima proprio. Bella, bella, bella. Bella, bella. Niente, spero che comunque queste roseline qua, che comunque, ecco, ripeto, se andate su Instagram, su YouTube, ne trovate migliaia, Candy Ball. È bellissima. Mi piace tanto come mi sono venuta, mi piace molto questo tipo di nail art così, molto carina. Niente, spero che vi sia piaciuta, mettete un pollice in su. Sotto al video, se volete, commentatemi, fatemi sapere se è nei vostri gusti, come nell'arte, se con la viola comunque mi è venuta meglio e se vi piace come lo fate. E niente, vi saluto, vi mando un bacio e ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!